Quando il bambino ha la tosse e il raffreddore, molto spesso i genitori ci chiedono dei mucolitici. I mucolitici però, in qualche caso, determinano più secrezione mucosa oppure reazioni avverse. Alla fin fine, se si usa dell'acqua e si dà da bere dell'acqua o si fanno delle inalazioni con acqua e sale, queste sono efficaci quanto i mucolitici che si comprano in farmacia. Quindi non è necessario usare gli sciroppi contro la tosse mucolitici nei bambini, soprattutto quelli piccoli sotto i 2 anni.